No, ho paura, ho paura. Alla fine ricrescono, no? Poveri miei capelli. Oh mio Dio. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessandra e benvenuti nel mio canale. Oggi avevo deciso di tagliarmi i capelli. Cioè, è da 2 anni che non li taglio. Non li taglio perché ho il terrore dei parrucchieri, perché tu dici tagliane un poco, loro ti tagliano. Tipo, rimani pelata. E niente, oggi volevo farvi vedere un po' come cambiava il mio look e che guai avrei fatto. Cioè, dobbiamo documentare queste cose perché sono uniche. Ho preso questa decisione perché, a parte che sono lunghissimi, ma hanno anche doppie punte, poi sono gestibili, sì, però sono io la pigra e mi scoccio di pettinarli. Andrò a farmi lo shampoo, li pettineremo, e vi farò vedere come farò. Eccomi qui nel bagno con i miei capelli sporchi, lunghi e pieni di doppie punte. Ho preparato le forbici per tagliare i capelli perché pensavo che in realtà si potessero tagliare anche con le forbici da scuola, tipo quelli là per i bambini. Però ho letto su internet, infatti mi sono informata per non rovinare ulteriormente i miei capelli, e ho letto che si deve usare per forza le forbici professionali perché sennò inguacci tutto e tipo ne esci pagliaccio del circo. Allora ho preso queste forbici professionali che sono un po' piccoline, però vedremo come fare. E poi ci sono queste qua per spuntarle e per renderle più naturali possibili. E non casalinghi. Speriamo che riesca perché davvero, cioè, è la prima volta che mi taglio i capelli da sola. In realtà non è che vado sempre dal parrucchiere per farmeli tagliare, però me li sono fatta sempre tagliare o da qualcun altro, questo qualcun altro e mia madre, o sono andata da un parrucchiere. Raramente, raramente, ecco perché sono così i miei capelli. Niente, mi laverò i capelli, che bella cosa. E poi ci vediamo tra 2 secondi. Ok ragazzi, mi sono appena lavata i capelli. Adesso andrò a pettinarmi i capelli e sono in punta di piedi per far vedere la mia lunghezza. Cioè, non sono nemmeno così tanto lunghi, però io li odio così lunghi. A me piacciono i capelli lunghi, però quando sono troppo lunghi poi diventano anche scomodi. E impiegano tantissimo tempo da asciugare, da prendersi cura. Poi si incastrano dappertutto, ad esempio nei chiodi delle sedie della scuola, anche se non ci vado da 6, no, aspettate, da quanto non ci vado? Da 4 mesi per il Covid. Ah, infatti, ho pensato di tagliarmi i capelli anche perché c'è stato il Covid e praticamente ho sentito la mancanza di queste forbici. Nel senso, quando non c'era il Covid, cioè noi non avevamo la preoccupazione di non avere un parrucchiere e cose così. Invece adesso mi è venuta un po' la preoccupazione, nel senso, se i parrucchieri sono chiusi, chi me li taglia i capelli? E quindi ho deciso che è arrivato il momento di tagliarmi per la prima volta i capelli da sola. Allora, mi sto pettinando i capelli. Mi chiamano, entra Pia. E sta succedendo di tutto, cioè. Poi sto avendo un caldo. Hello. Allora, praticamente dovrei dividere in due, fare tipo una specie così, e poi dovrei fare un altro codino dove voglio tagliare i capelli, tipo qua, e tagliarmi questi capelli. Non fare tipo una cosa così. Allora, i codini grandi li useremo qua. E poi quest'altro lo userò qua. Spero solo che vengano simmetrici perché non ho voglia di andare in giro con i capelli, cioè non diritti. E poi adesso andrò a prendere le punte. E mi sono presa una ciocchetta. Poi anche dall'altra parte,
Vediamo se sono grandi. Dudu, sei te! Adesso tagliamo. No, ho paura, ho paura. Aiuto. Vediamo. Ok. Non male, cioè. Alla fine ricrescono, no? Non voglio pentirmene, aiuto. Ecco qui. Adesso non vedo l'ora di vedere che cosa è uscito. Oh mio Dio! Sono carinissimi! Non pensavo che uscissero così bene. Mi piacciono. Lei che mi guarda tutta scombussolata. I capelli! È paura! Li taglierò ancora una volta. Adesso taglio. Tutto. Non è andata. Non è andata, non so anche lei si è stancata di stare in piedi a guardarmi fare queste cavolate. Poveri miei capelli. Il problema è che non ho nemmeno una foto con me con i capelli lunghi. Perché nelle foto tipo selfie, ok, lei si è presa la sedia. Perché nelle foto tipo selfie non è che si vedono i capelli. Quindi non è che si vedevano quanto erano lunghi i miei capelli, ok? Vediamo un po'. No, sembrano venuti diritti. Odorita! Basta, non li toglierò più, ne li spunterò. Chi me l'ha detto di farlo? Chi? Vediamo un po'. Secondo me, cioè, è tutto improvvisato. Sì, infatti c'è una parte più lunga ed è tipo questa. Ho paura. Che guaio ho fatto? Palesemente mi sono bloccata perché non so più come continuare. Farò una spuntatina. Non so proprio come si usano queste forbici. Questo è il risultato. Sono carini. Sono ancora troppo lunghi, però mi piacciono così. E poi non voglio avere in futuro il rimpianto di averli tagliati troppo. E tipo, mi stanno bene così. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like perché non è stato affatto facile, nel senso sono molto legati ai miei capelli e non mi sono mai tagliata i capelli da sola. Poi iscrivetevi al mio canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!